Salve a tutti, sono Antonella Rodi, faccio parte del Comitato Organico Aggiuntivo. Sono qui oggi per chiedere allo Stato un organico aggiuntivo che vada a sopperire tutte le carenze di personale che ci sono ad oggi nelle scuole. Carenze di personale che comportano numerosi rischi per i ragazzi in quanto viene a mancare la sorveglianza sanitaria. E ovviamente c'è una mancata igiene, mancata sanificazione dei locali scolastici dove i nostri figli ovviamente passano tantissime ore della propria vita. E una cosa che io sto chiedendo a tantissime persone, però non ho una risposta certa, è questa. Perché? Per gli operatori sanitari e ora anche per gli amministrativi del comparto sanità è stata fatta e ottenuta, grazie anche all'insistenza dell'onorevole Bucalo, perché per loro è stata fatta la proroga dei contratti Covid e ora anche richiesto un tavolo tecnico per la loro stabilizzazione. Mi chiedo io perché per noi della scuola, che comunque abbiamo lavorato con gli stessi rischi, siamo stati assunti con lo stesso decreto che è stato emanato proprio in una situazione di emergenza. Dico perché per noi non è possibile tutto questo? Perché non si può aggiungere un organico nelle scuole che possa prevedere l'assunzione di più personale e quindi colmare tutte queste esigenze che ci sono in tutte le scuole italiane? Lo chiedo direttamente al Ministero a questo punto, perché io ho parlato anche con il mio governatore regionale e mi ha detto che non è competenza della regione, perché la sanità è regionale, ma la scuola no, la scuola ovviamente è il Ministero che decide. Quindi lo chiedo a lei, onorevole Bucalo, che si faccia portavoce a questo punto con il Ministero e mi dia una risposta, cioè perché per noi tutto questo non è possibile?